possibili, tante iniziative, tante piccole convenzioni di oggi non sono possibili, la possibilità di avere un punto di ritorno, una serie di giochi per bimbi, di corso per americani, quando monta il contratto economicamente sì, non è possibile. Io avevo quanto? Circa 4.000. 4.000, 4.000. 4.000 con un passaggio di circa 20 anni, perché l'attuazione del contratto era di circa 17-18 anni fa, per un periodo che sull'ultimo anno, anno e mezzo è rimasto appeso, proprio perché nel frattempo ci sono stati una serie di incontri con le parti, va aggiunto quello che dicevo prima, che rispetto al passato contratto c'è la possibilità di una serie di iniziative che vengono vietate, dico su tutti questo non ristoro, piuttosto che la possibilità di mantenere gli atti all'interno che ne hanno bisogno, piuttosto che di realizzare una vista all'interno. La maleggiare a nostro carico o a carico della proprietà? Carico nostro, ovviamente. Quindi noi oltre al contratto dobbiamo garantire la maleggiare a nostro carico? Possiamo, dove è possibile, creare ogni pericolo di quali sono presenti, mantenere la parola e tutti gli altri che dimostrano pericolosità o di necessità di interventi. Fino ad esempio, dico un altro per chiarirci, qualsiasi tipo di manifestazione trovava un cimento all'interno della borghese aveva bisogno di un consenso, diciamolo così, da parte di tutti gli eredi della famiglia borghese. Un fatto anarchistico qui. Oggi è l'amministrazione che decide che tipo di manifestazione faccio, come fare, con che tipo di orari, verrà stabilito sicuramente un modo di gestione diverso rispetto a quello che oggi, proprio perché non era possibile farlo, quindi sicuramente delle migliorie per la collettività tutta. Ho due cose solo a segnalare, scusate, posso? Sì. La prima è che noi con la famiglia borghese, che io al massimo rispetto come appartenenza, dobbiamo anche addentrarci un pochettino in questo discorso, perché giustamente loro stanno guardando i loro interessi e affittano quello che è la proprietà al prezzo che vedono più opportuno. Credo che l'amministrazione comunale, non questa, ma quelle precedenti, anche quelle future, dovrebbero mettere mano anche a vari aspetti di quella proprietà per quanto riguarda invece gli interessi dell'amministrazione comunale. Io faccio riferimento ai metri quadri, faccio riferimento alle fonti di tassazione comunale che dove si pagano, perché sono d'accordo sul fatto che comunque un parco debba essere mantenuto, come dire, alla disponibilità della popolazione ateniese. E va bene. Che si raggiunga un prezzo di 4-5 volte superiore a quello precedente, mi sta anche bene, se questo è il prezzo di mercato. Quello che mi sta però bene è che magari il comune, come dire, chiama il cittadino a pagare le tasse che deve all'amministrazione comunale, come giusto che sia, e questo lo deve fare per tutti. Altrimenti c'è uno squilibrio che non è più tollerato. E credo di essere spiegato abbastanza, senza andare oltre e senza. Però è affrontare questo discorso. Con gli eredi, capisco che è complicato, non si riesce a capire mai con chi bisogna parlare, però quando vanno a rispondere, sappiamo che rispondere questi soldi, intanto qualcuno che risponde della realtà, della responsabilità di questa successione, di queste eredità, c'è, cioè, la possibilità di soldi, poi magari eviti di, a parte di quello che è crollato, diciamo che è quello, però voglio dire che insomma gli aspetti che l'amministrazione comunale porta a affrontare con queste persone, con questa famiglia, ci sono e devono essere affrontati. Spero che venga fatta questa amministrazione del prossimo grazie. Poi della disponibilità, finisco rapidamente, perché non abbiamo la possibilità di sfruttare il 12° di bilancio per avviare intanto legalmente questo contratto, non ho fatto il contratto, non c'è questa possibilità di utilizzare una parte, il percentuale del bilancio in attesa che venga finalmente definitivamente approvato per l'anno corso. Sì, prego. Abbiamo riscontrato questa possibilità perché non c'erano capitoli precedenti nel bilancio precedente nel quale trovare gli investimenti necessari per una parte della spesa. Quindi possiamo
relativamente al prelievo del bilancio provvisionale, lo otteniamo in cifra indicata e quindi non volevo praticamente contare. Ok, in previsione abbiamo finito, giusto dire, perché poi passiamo alla mozione, no? La legge, quella della scuola, passiamo alla mozione. Ah, c'è un altro, scusa, signora, questa del 25 aprile sulla copertura degli altri a persone e danni alle cose. Che ad Ostia nell'ottobre dello scorso anno è caduto un pino vicino a un parco giochi per bambini, causa proprio la mancata potatura che solo per miracolo non ha provocato una tragedia. Io ho fatto riferimento a questa notizia perché purtroppo noi lì abbiamo più o meno la stessa situazione, di un parco giochi e di una scuola elementare che è proprio qui nelle vicinanze di questi alberi. Che peraltro in alcune stagioni dell'anno le piante provocano fastidi e sintomi alle persone allergiche al polline o affette da patologie, quale ad esempio la colitis asmatica. Visto allora le numerose lamentele esposte agli amministratori comunali di Atena da parte di alcuni abitanti di contorni di Viale di Omaggio circa questa mancata colatura per la dozzatura delle piante vivi ubicate, che costituiscono peraltro un oggettivo pericolo per i passanti e per i bambini che frequentano, come dicevo, la vicina scuola di Castri, che questa amministrazione si era impegnata ad effettuare l'unico cura e l'attrezzatura in questa centralissima arteria statale, considerando ancora che tale problematica investe non solo il decoro della città, ma anche l'intera, come dicevo, della salute dei cittadini, in quanto la mancata operativa manutenzione del verde può provocare reazioni allergiche e aggravare patologie progresse, che la mancata manutenzione del giorno per questi anni determina la pericolosità degli stessi, in quanto la presenza di reattività potrebbe cagionare danni sia per i condomini adiacenti, sia per i bidoni o anche per le vetture che circolano sullo stesso viale. Per questo interroga l'amministrazione per sapere se è prevista finalmente la struttura per la cultura e gli altri sul viale di Omaggio e se è prevista un'organica e civica manutenzione degli altri sull'intero territorio della nostra città. Grazie. Grazie, Vicento, risponde l'assessore Rulli Daniele, prego assessore. Sì, grazie Presidente. Allora, per quanto riguarda la produzione del verde, credo che il consigliere Giovannini ci può confermare, sono 10 giorni che gli operai del comune stanno in giro per il territorio cartenese e stanno provvedendo alla produzione del verde. E invece per quanto riguarda le mutature, gli edifici stanno per rispondere gli atti, quindi al più presto sia il primo maggio che tutti gli alberi del territorio del centro di Atena saranno è prevista la mutatura. Ed è finalmente sentire come i tempi credo che più o meno. Credo che le lavoratori avranno bisogno sicuramente della preparazione di bilancio. L'alternativa, la felice sarebbe quella di andare a finire sul fondo di zero, cercare di fare come? In emergenza, perché ci sono dei meccanismi di macchina, di grande domani. Importante se la situazione di emergenza ci aiuta a affrontare questa spesa con altre storie. Se una piattaforma
insieme alle interazioni di proposta. Sì, ah, quella della scuola, la speriamo che andiamo a dire questa la mozione, no? Giusto. Ok, allora passiamo al terzo punto dell'ordine del giorno. Yeah.
fatto diciamo, una bella discussione in Consiglio Comunale, dove partecipavano anche persone esterne, esperte di politiche scolastiche, e dove lì avevano intrapreso un discorso, che è riportato gli atti della delibera del giorno, dove si decise che comunque l'amministrazione aveva intenzione di avere due comprensivi della terra, quindi di avere il comprensivo De Castri e il comprensivo Serangio. E noi da un momento in poi, forse il discorso che le commissioni non sono potute fare, come dicevo all'inizio, questo anche io spingerò affinché queste commissioni si facciano, non trovare magari tanti piccoli problemi che non vengono risolti senza poi arrivare magari al Consiglio Comunale a dare una spiegazione. Però noi decidiamo di avere due comprensivi e da un momento abbiamo lavorato affinché questi comprensivi si facessero. Abbiamo fatto una delibera di dimensionamento, portata prima in provincia e poi in regione, passata anche a Procurato che ci ha confermato, tanto anche di persona, che è stato fatto anche un ottimo studio affinché i due istituti rimanessero tutti e due a terra. E l'unico problema è che in regione, con la luce della Giunta Conferini, la commissione non si è potuta riunire. E quindi tutti i piani di funzionamento scolastico della regione Lazio sono rimasti appesi fino a quando si farà una commissione e si citerà. Penso sempre su quella scelta, perché ormai io penso che indietro non si torni più, perché quello che è stato deciso dal Consiglio Comunale, bello corposo, discusso ampiamente, non si torna più. Quello che mi rammarica è che noi adesso abbiamo, come dicevo giustamente, la mozione, abbiamo affrontato le spese affittando gli appropriati di concerto con la dirigenza scolastica, abbiamo affittato dei dotati di numero, nonostante che la spending review ci chieda e addirittura ci dice di montare gli affitti esistenti, figuriamoci se ne abbiamo acceso di altri per andare incontro con le famiglie, che comunque pur avendo una scuola sono disagiato dal fatto di essere trasportati i bambini dal centro al rubro. Nonostante tutto la dirigente, questa non è una polemica ma una cosa d'altra, comunque anche la tribuna di oggi, di ieri, ne vanno ampiamente, quindi i cittadini non vogliono fare un 18